Paolo Panichella, presidente del Lions Club di Fermo Stermoli, oggi. Oggi siamo qui all'Istituto Tecnico Commerciale Boccardi per promuovere un service sulle nuove povertà. Nuove povertà intese non più come una povertà meramente economica, quindi con condizioni ovviamente di disagio per le nostre famiglie, i nostri cittadini, ma nuove povertà intese sul piano della solitudine e su un piano più dell'egoismo, in quanto viviamo in una società che sta spingendo su un concetto puramente di individualità, quindi un individualismo allo stato puro. E quindi oggi ci avvaliamo del contributo del professor Guglielmo Giumelli, sociologo dell'Università Milano Bicocca, proprio per affrontare questi temi a noi tutti cittadini molto cari, molto, molto sentiti. Ecco. Voi con i vostri service siete sempre spesso a contatto con chi soffre, chi ha meno di altri, quindi un argomento che vi trova sempre in prima linea, certo, a combattere queste, certo, cose. Certo, insieme ovviamente ad altri temi, certo, quali vista, diabete, questo della povertà, dell'ambiente, sono un po' anche dei nuovi temi ai quali Lions Club International sta facendo, diciamo, vuole apportare un proprio contributo attraverso noi soci presenti sul territorio. Ecco. Oggi avrete una platea di ragazzi che diciamo, stanno cominciando ad affacciarsi alla vita reale, quella che li vedrà fuori dal mondo della scuola, affrontare, certo, problematiche anche di questo genere. Certo. Che cosa direte voi, il professor Giumelli? Professor Giumelli, come ho detto poc'anzi, che novità ci portate, sì, sotto questo profilo? Diciamo che centrerà il suo incontro, il suo discorso proprio sulle nuove povertà, quindi non più, come dicevo prima, quelle economiche, ma bensì la solitudine che questi ragazzi, che questa adolescenza porta con sé proprio a causa di un individualismo di ognuno di noi. Quindi ognuno di noi è artefice e sia carnefice che vittima di questo stesso individualismo, purtroppo psicologico, emotivo, relazionale. Le nuove povertà sono sicuramente strettamente figlie dell'egoismo che ci circonda oggigiorno, delle violenze gratuite, insomma tutto questo porta anche a queste situazioni. Vediamo, certo, oggi persone insospettabili che magari fino a qualche tempo fa erano persone che avevano un lavoro, che avevano una famiglia non disgregata, cioè, certo, adesso vediamo che si recano nei locali dove, certo, vengono distribuiti dei pasti, certo, dormono addirittura in auto. La nostra vecchia borghesia, ecco, sì, adesso è diventata, come dire, il nuovo calderone dal quale diciamo, si riesce a tirare fuori queste nuove povertà. Noi siamo i nuovi poveri, ecco, la borghesia sono i nuovi poveri. Secondo te si riuscirà a migliorare un po' questa situazione o sarà sempre peggio? Secondo un tuo parere spassionato. Noi cerchiamo spassionatamente di contrastare questo attraverso chiaramente una fase preventiva, quindi noi vogliamo parlare ai ragazzi che saranno il futuro ovviamente di questa nostra società, proprio per evitare l'individualismo, proprio per riconoscerlo nel momento in cui ci si trova a contatto con una forma egoistica. E quindi quando si conosce il proprio nemico, evidentemente lo si sa anche affrontare meglio. Conoscere il tuo nemico per poterlo affrontare e magari batterlo. Magari, è il nostro scopo, magari. Grazie Paolo. Grazie a te. Professor Guglielmo Giumelli, lei oggi è qui a Termoli, proveniente da Milano, dalla sua sede universitaria, la Bicocca, la statale, diciamo Università Statale Bicocca. Bicocca. Che a Milano veramente è un'università di rango. E allora, oggi qui a parlare di un tema molto sentito in questi ultimi tempi, il tema sulle nuove povertà, che sono quelle che ci preoccupano più di tutte perché stanno avanzando vorticosamente. Ecco, lei che cosa dirà oggi a questa platea di giovani che si affacciano sulla vita dopo che finiranno la scuola e avranno di fronte queste problematiche? Allora, il primo messaggio che lancio, che a mio avviso è fondamentale, è quello di conoscere. Cioè, se non si conosce, non si può affrontare ogni problema. Quindi conoscere il tuo nemico e affrontarlo per batterlo. Esattamente. Quindi la povertà
parlare di povertà è un termine inesatto, perché non esiste la povertà, ma esistono le tante povertà. Sottolineo tante e povertà al plurale. E tante perché la povertà è una condizione che si costruisce nel corso del tempo e della vita e che quindi differenzia ciascuno di noi. L'altra, le tante povertà. Non esiste solo la povertà economica, ma esistono le povertà cosiddette relazionali. E qui accenno a un fenomeno che è legato alla povertà relazionale ed è legato alle solitudini, che è l'eutanasia passiva, vale a dire il lasciarsi andare quando una persona si trova sola, quando una persona non ha spazi, sottolineo il termine spazi e non luoghi, in cui confrontarsi, comunicare con gli altri. Direi che comunque la povertà economica continua a esistere e continuerà a esistere, aggiungo anche che la povertà non si sconfigge perché esisterà sempre, ma esiste la povertà relazionale, esistono le solitudini su cui si riflette molto poco magari, e che probabilmente continuerà ad avere peso. Magari riuscendo a combattere queste solitudini di cui parlava lei, di queste povertà che sono le solitudini, potrebbe già essere un buon passo avanti. Sicuramente combattere le solitudini si incide positivamente sulle condizioni di vita, e incidere sulle condizioni di vita in modo positivo significa far vivere meglio, o meglio rispetto a prima, se vogliamo dirlo. Quindi oggi assume un aspetto ancora più importante venirlo qui a dire davanti a dei certo, giovani. Certo, dirò anche della povertà economica, della povertà e del modo in cui si presenta la povertà, ma io su questo punterei l'attenzione. Bene, in bocca al lupo e buona diciamo, giornata qui con i ragazzi di Terni.